Buonasera a tutti. Questo era il campionato, ultimo campionato del mondo che si è svolto a settembre in Bulgaria, Sofia, dove questa squadra, la squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, ha conquistato l'ultimo oro proprio in questo esercizio: funi e palle. E queste ginnaste, che vedete meravigliose, sono attualmente le ginnaste della squadra nazionale e negli anni si sono naturalmente avvicendate, ma la loro allenatrice è sempre la stessa, ed è Emanuela Maccarani, è l'allenatrice della squadra nazionale italiana dell'esercizio d'insieme, perché nella ginnastica ritmica abbiamo due tipologie, esercizi individuali, dove è una ginnasta che compete, e l'esercizio invece d'insieme, dove sono cinque ginnaste, come avete visto, che contemporaneamente lavorano in pedana, scambiandosi gli esercizi e facendo tante difficoltà. Questa allenatrice è alla sua 172esima medaglia, a livello internazionale ed è la ed è l'allenatrice, questo ha detta del CONI di, da Malagò proprio in persona, più medagliata d'Italia e penso anche del mondo. E... Naturalmente questo percorso, voi avete visto la fase finale, no? la medaglia, la medaglia d'oro, il titolo di campione del mondo, ma dietro vi assicuro che c'è tanto lavoro, tanto sacrificio da parte di tutto lo staff tecnico e da parte delle ginnaste, che dall'età di 14-15 anni vengono prelevate dalle loro famiglie, dalla loro società che le, fino a quel momento le ha allenate e vanno quindi in un centro dove lavoreranno insieme per anni e dove lavoreranno per otto ore al giorno e dove studieranno e dove svolgeranno la loro vita d'ora in poi. Loro dicono che non è un sacrificio perché poi il momento in cui salgono sul podio ti fa dimenticare tutto. È dal 2003 che questa squadra con le ginnaste che si avvicendano negli anni ottiene risultati e questo è l'ultimo dei loro... Eh, grandi risultati. E qui io sono in questo mondo da 40 anni, sono una grande appassionata di questo sport e, e la mia vita, tutta la mia vita l'ho eh, costruita proprio intorno a questo sport. E seguendo negli anni questi grandi risultati, pur non avendo ancora una, un incarico federale, ho sempre pensato che non bastava eh, ottenere risultati nella parte tecnica, eh, diciamo proprio dei risultati com delle competizioni, ma bisognava affiancare anche, cominciare ad organizzarle le competizioni. E io sono sempre stata un'appassionata di organizzazione di eventi e ho iniziato quindi organizzando campionati italiani, ma non li ho mai organizzati con quelle poche cose magari che servivano, ho sempre organizzato molto in grande, forse dite sei una megalomane, no, perché ho sempre avuto dentro di me, forse anche, magari non con grande coscienza, però l'idea di fare un giorno qualcosa di veramente grande. Quindi organizzavo competizioni italiane, in, eh, sono riuscita ad entrare in impianti dove finora la ginnastica ritmica povera sconosciuta ginnastica ritmica non era mai entrata, tipo l'Adriatica Arena di Pesaro, che la chiamano il Tempio del Basket, e il 105 Stadium di Rimini, il Pala Indoor di Ancona, dell'Atletica Leggera. Ecco, sono riuscita a entrare in questi eh, ambienti e a organizzare competizioni nazionali. Però a un certo punto ho detto, beh, è ora di organizzare qualcosa per far gareggiare squadre, questa squadra in Italia e farle vedere, perché se no bisognava andare sempre all'estero per seguirle. E così finalmente eh, ho chiesto alla federazione di candidarsi per organizzare la Coppa del Mondo, una tappa di Coppa del Mondo, e Bruno Grandi, che era presidente della Federazione Internazionale, eh, riuscì. A, a, darci, a dare alla federazione italiana, perché è la federazione italiana che deve candidarsi per questi eventi, riuscì quindi a dare la, la possibilità di organizzare la tappa, una tappa di Coppa del Mondo. E da qui siamo arrivati alla undicesima edizione del prossimo anno. Quindi organizziamo per l'undicesima volta la tappa italiana. Questa tappa è stata eh, consegnata, l'organizzazione è stata eh, consegnata dalla Federazione al Comitato Turismo e Sport, il comitato organizzatore locale che io presiedo, formato dalla mia società L'Aurora Fano e Aspes, che è un'azienda municipalizzata di Pesaro, che fra l'altro gestisce l'impianto dell'Adriatica Arena. Dopo dieci anni, non mi sono accontentata, e da qui mi ricollego al fantastico che per me è stato reale. Ho detto: beh, dopo dieci anni di Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo sapete, è un circuito, no? Ci cioè sono tante tappe alla fine delle quali c'è una classifica. E ho detto: beh, dopo dieci anni di Coppa. Penso di essere in grado, con il mio comitato organizzatore, di organizzare anche un campionato del mondo mai organizzato in Italia finora. E così dal 30 di agosto al 3 settembre del 2017 si è svolto il 35 campionato del mondo di ginnastica ritmica mai organizzato finora in Italia. Alla presenza di un pubblico enorme, proveniente da tutta Italia e da tutto il mondo. E da qui un altro pezzo mancante per far sì che questa squadra avesse tutto quello che era necessario per continuare nella loro. Attività e finalmente la casa, la casa delle farfalle, questa è la squadra delle farfalle, l'avrete sentite, e la casa quindi una palestra dove potessero allenarsi eh, in maniera fissa e non come purtroppo accadeva eh, finora al Palabanco Desio di Desio, questa era la loro sede finora. Eh, noi lavoriamo su pedane di ginnastica ritmica di legno, sono 200 pezzi. Eh, di 1,40x1,40 che vengono smontati ogni 15 giorni per fare spazio al basket che doveva fare le partite. Immaginate in questi anni e poi hanno dovuto cambiare impianti, palazzetti perché anche gli altri che avevano vicino erano impegnati, quindi una vita difficilissima. Finalmente c'è l'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica grazie alla Federazione Ginnastica Italiana, al CONI e al Comune di Desio naturalmente. Con eh, l'insediamento del nuovo presidente della Federazione Ginnastica d'Italia nel 2017, il Cavalier Gerardo Tecchi, eh, è stato inserito il ruolo del team manager federale per ogni sezione e io sono il team manager della ginnastica ritmica italiana. Il mio ruolo è un ruolo proprio che si riconduce al titolo di oggi, Equilibrium, perché è proprio il mio ruolo quello di creare un equilibrio fra le varie parti, la parte federale, politico-amministrativa, dirigenziale e la parte tecnica. Io sono quella che cerca di realizzare tutti i progetti di cui necessita la sezione, dalla stesura del budget che, per cui dobbiamo eh, poi attingere per svolgere tutte le attività. Alla organizzazione di tutti gli allenamenti eh, di tutte le categorie, dalle allieve alle squadre nazionali, eh, l'organizzazione di tutte le trasferte, di tutte le competizioni internazionali e una miriade di altre cose. E quello che soprattutto a cui tengo di più è creare proprio un raccordo intorno a me tra tutte le varie parti. Dobbiamo parlare quindi tutti la stessa lingua, questo che. Riusciamo, penso, a fare d'ora in poi. Ecco, finalmente con questi risultati tecnici e con l'organizzazione di competizioni internazionali siamo diventati una nazione tra le più potenti del mondo di questo sport. E dimostrazione è il fatto che. Eh, la, dal 2017 è cambiato il sistema delle Coppe del Mondo, prima ce n'erano 10 ogni anno, adesso invece dal 2017 sono state ridotte solo a 4 e hanno scelto tra queste 4, come vedete, l'Italia. Quindi Italia, Russia, Bulgaria e Azerbaijan sono le uniche nazioni selezionate per organizzare le tappe di Coppa del Mondo. E da qui capite che finalmente siamo riusciti ad entrare nel... Mondo delle grandi nazioni della ginnastica ritmica. Il Mondiale di Pesaro scusate, di Bulgaria, l'ultimo mondiale che avete visto è stato un mondiale storico. Abbiamo conquistato sei medaglie, tre le ha conquistate la squadra che avete visto prima. L'argento nell'all round il bronzo nel, nei cerchi, nei cinque cerchi e l'oro nel funepalla. Poi, per la prima volta nella storia, la prima volta nella storia, dopo 27 anni, era dal 1991, che l'Italia non conquistava medaglia con le ginnaste individualiste, queste due fantastiche ginnaste, Argiugulese e Baldassarri, hanno conquistato una l'argento e l'altra il bronzo. E in più, insieme all'altra terza ginnasta italiana, Russo, hanno conquistato il terzo posto la medaglia di bronzo nell'all-around. Quindi è stato un risultato storico. E sei medaglie in un campionato del mondo, penso che eh, beh, non è facile, insomma, da, da ottenere. Una piccola parentesi, mancano pochi minuti. Peccato che non c'era la Rai a questo mondiale. Per, eh, Ecco, questo lo voglio dire, peccato, ma si stanno riprendendo ora invitando questa squadra in tutte le trasmissioni televisive e quindi forse si sono resi conto dell'errore che hanno fatto e mi auguro che d'ora in poi questo non accada più e vi lascio con uh, un video saluto. Ciao a tutti, è stato un piacere essere con voi oggi. Un caro saluto a TEDx Cesena dalle Farfalle. Ciao! Ciao. 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 Grazie e arrivederci.